Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video. E che video, signori, perché siamo qui con la seconda edizione del derby degli youtuber tra Milan ed Inter, perché oggi il Milan gioca in casa dopo la prima edizione che ha vinto la squadra rossonera ai calci di rigore grazie al penalty decisivo dello Zoccolo Duro dopo un clamoroso 7-7, insomma partita incredibile, rigori come l'ultimo derby che avete visto sul canale in cui vi ho fatto sudare, tifosi romanisti. Però alla fine la Roma ha vinto e questo conta ai fini delle statistiche. La Lazio ne ha vinti molti di più, però chissà che prossimamente non si possano vedere anche degli incroci interessanti tra Lazio e Milan, tra Roma ed Inter o viceversa. Prima di partire, come sempre, non posso che ringraziare OneFootball, che è il main sponsor del derby degli youtuber anche per questa edizione. E attenzione, mettetevi comodi perché devo parlarvi del contest. In palio per il vincitore ci sono 3 biglietti per una partita allo stadio scelta da chi vince, e quindi si parla della vostra squadra del cuore. Non si parla del derby che ci sarà proprio oggi, giorno dell'uscita del video, ma per quanto riguarda i prossimi big match magari anche sì, e quindi vedrete voi. Ovviamente per partecipare al contest, come sempre, primo link in descrizione, modulo da compilare, e nel giro di 2 settimane verrà sorteggiato il vincitore. Ma adesso, signori, grazie ancora a OneFootball, pensiamo al campo, ma prima di partire pensiamo a chi co-condurrà e co-commenterà questa partita assieme a me. Per la prima volta, soltanto per voi, il buon Sequolf. Buonasera, come stai? Io benissimo, tu come stai? Ti vedo un po' accaldato. Sono accaldato perché sono carichissimo. L'ultima volta sappiamo tutti com'è finita, calci di rigore, tanta voglia di rivederli in campo. Come finisce? Come finisce me lo devi dire tu, che ti aspetti? Io come finisce lo posso chiedere agli altri. Allora sai che facciamo? Abbiamo visto Brogna passare dietro, ci ha guardato anche un po' male. Lo abbiamo sentito peraltro il buon Brogna in un'intervista doppia uscita venerdì sul canale. Se non l'avete vista, recuperatevela mi raccomando e la trovate sulle schede. E allora sai che fa? Io te lo lascio il microfono, sì. Diventi improvvisamente prima voce e vai a sentire, vai a carpire un po' di sensazioni pre-partita in casa Inter e in casa Milan, o in casa Milan e in casa Inter. Cioè non cambia assolutamente nulla, a te il microfono. Andiamo a carpire. Che faccia è? Scusa, che faccia sarebbe? Ho già l'affanno per il riscaldamento iniziale. Sei pronto? Sei carico? Primo derby da capitano, sono molto carico e dobbiamo vincere assolutamente. Senti, te la senti di farmi un pronostico finale? No. Allora, diciamolo bene. Ciao. Come finisce questa partita? Questa partita sarà una partita molto dura. Io ho deciso di partire dalla panchina perché, insomma, altrimenti le squadre con me in campo sarebbero state squilibrate fin da subito. Io invece voglio uno spettacolo, insomma, alla pari, una partita tirata. Poi entrerò in corsa come il Tucu Correa. Il Tucu Correa entra per spaccare le partite, io entrerò sperando di non spaccarmi in partita come l'ultima volta. Levami un giocatore agli altri. Non l'ho mai visto giocare dal vivo, ma si dice un gran bene di Pierino, togliere lui nel dubbio. Tu toglieresti Brogna? No, io lo lascerei Brogna, onestamente, direi Kun. Mi diresti Kun perché? Cosa hai paura di Kun? Kun l'abbiamo visto al derby, anzi no, alla YouTuber Summer Cup, che è una bella pigna in quel posto. Qualcuno poco fa ha detto che se potesse togliere un giocatore dall'Inter toglierebbe te. Pensa. Tipo Palermo. Vabbè. Lo scorso anno, rigori, come finisce quest'anno? Dove gioca Mirko? Milan. E allora vince l'Inter. Ma no. Vince l'Inter. Tu giochi davanti o in mezzo al campo? Io dappertutto, avanti, sinistra, destra, avanti, dietro, tutto. Tutto? Tutto, corro più di tutti, fidati. Io oggi parto dalla difesa, ok? Quindi non punterò a fare molti gol, ma a salvare i gol. Però una doppietta come minimo secondo me ci sarà. Senti, decisione importante che tu parti dalla difesa, perché? Perché non mi fido dei miei colleghi. Che ruolo giochi? Terzino sinistro. E perché terzino sinistro? Perché spingi? No, perché faccio schifo nelle altre zone del campo. Non ho la visione nel dare la palla, non ho i piedi, quindi almeno ho la corsa e gioco a sinistra. Calcio di rigore, ultimo minuto della partita. A chi lo fai battere se devi scegliere tu? Lo batto io. Finisce così. Simo, li hai sentiti? Li ho sentiti, sono tutti molto carichi, hanno, diciamo, idee contrastanti, ma sono veramente, veramente carichi. E allora sai che le idee le possono avere, poi alla fine parla sempre il campo. Io assieme a te racconterò questa partita, però non mi va di introdurli i giocatori perché non è il mio mestiere. Quindi lascio il microfono giustamente
ha un protagonista mancato di questa partita perché ha giocato l'anno scorso, quest'anno infortunato non sarà in campo ma a far da speaker. Un applauso per Mirko Mengozzi. Un applauso, mi raccomando, la formazione dell'Inter! Mezzo! Luca Nerazzurro! Luca Mastrangelo! Gianluca Rossi! Kundispa! Un applauso di più! Taf! Pierino Pirlasfu! Gnabi Pirlasfu! Sempre e solo forza! Bravi! Allora adesso chi scende in campo per il Milan? Muro rosso-nero! Zoccolo duro! Lorenzo Lollo! Yas! Off Samuel! Mirko Nirchio! Steve, Henry Lazza e il capitano Daniele Brugna. E allora mi pare di capire, caro Sic, che il calcio d'inizio sarà affidato all'Inter, un Inter che è reduce da la vittoria nella YouTuber Summer Cup, ma dalla sconfitta nell'ultimo derby dello scorso anno. Era un Inter Milan, oggi è un Milan Inter. E allora attendiamo il fischio del direttore di gara che sta per arrivare. E si parte con questa seconda edizione del derby degli YouTuber di Milano. Che primo tempo ti aspetti, Sic? Io mi aspetto un primo tempo in cui l'Inter partirà dal basso e poi a verticalizzare subito con una Carella che deve uscire sul primo lancio da parte di Gnabry, se non ho visto male, diretto a Gianluca Rossi. Può ripartire però Mirko con classe, lo scambio con Brugna, poi il palleggio tentato dal numero 5 che porta avanti il pallone, chiuso, che ripiega difensivamente, poi Pierino, ruleta, scalda il pubblico, Samuel gliela porta via, lo conosce bene, occhio a Brugna, in area di rigore il capitano, converge sul mancino, lascia Lazza che può prendere la mira e calciare col destro, la risposta di Menzo, primo squillo del derby. E qui subito un errore in disimpegno da parte dell'Inter, c'è il rischio ma comunque fa ottima guardia dietro Menzo e allora ancora 0-0. Posso dire che mi sembri troppo professionale per essere te? Allora se vuoi non lo so, no, no, tua, ma tu puoi essere quello che vuoi. Discrezione, io sto vedendo la partita. Gnabry, stringe Samuel su di lui. Gnabry guarda la porta, non la cerca subito, trova Nerazzurro dalla parte opposta, buon pallone per Gianluca Rossi, con il mancino porta avanti l'Inter. E qua gran gol di Gianluca Rossi, la sblocca l'Inter, però c'è anche qui un errore in fase difensiva perché nessuno aveva visto Gianluca Rossi. Ha segnato per noi Gianluca Rossi! E allora dalla parte opposta, in tutti i sensi, perché la corsia è opposta, Gnabry come un treno in velocità, saluta Lorenzo Lollo, mette dentro dove c'è Kun, la palla diventa ancora buona, forse per un attimo, per Gianluca Rossi che non l'ha domata però. E quindi Samuel saluta Marreddu, poi dalla parte opposta sale anche e converge lo zoccolo duro, perfetto Pierino, che partita! Occhio che Lazza viene superato, ha rischiato di linciare l'avversario, c'è ancora Gianluca Rossi che si gira con il sinistro, Carella! E qua il rischio grosso è che lo zoccolo duro va in avanti, ma il baluardo della difesa e qui indietro sono scoperti a destra. Tocco interno per Gnabry. Pierino che ha seguito l'azione fino in fondo e non poteva non segnare il bomber della YouTuber Summer Cup, 2-0 Inter con la firma di Pierino. Ha segnato per noi Pierino Pirlasfu! Daniele Brugna, siete sotto 2-0, come mai? Cioè, ti pare il momento di mettere il ditino nella piaga? Grazie. Mi pagano per... non mi pagano, ma per questo lo fanno. Si può rimontare questa partita? Chiediamola a Brugna. Si può rimontare questa partita? Si potrebbe, usiamo il condizionale. Occhio però perché c'è ancora il break di Pierino. Va da solo, Pierino! Carella! Continuo a dare un'idea. Ok, allora c'è un problema secondo me per quanto riguarda il Milan, ovvero il rilazza in mezzo al campo, ma fisicamente perde ovviamente tutti i contrasti, ma come logico che sia, e probabilmente dovrebbe, diciamo, spostarsi in avanti in cambio di qualcun altro che sia più
più fisicato sotto questo punto di vista e che aiuti la manovra in mezzo al campo, perché il Milan a centrocampo sta perdendo tutti i palloni. Pierino o Gnabry? Pirla svu sul pallone. Va Pierino e trova il 3-0. Stava per togliersi la maglia, poi ci ha ripensato, ma ha fatto un gol ancora più pesante e molto bello. Assiata ancora per noi, Pierino, Pirla svu! Bene lo zoccolo duro. Quindi Mirko, alza e salta l'uomo. Porta ancora avanti il pallone. Movimento di Lazza tra le linee, servito, palla che filtra, Lazza in area, destro, Menzo la tiene lì. E questa è una grande parata di Menzo. Verticalmente Lazza e Samuel. Largo a sinistra Mirko, la palla non filtra perché l'ha presa ancora il solito Gnabry, che poi salta l'uomo e va verticale. Bene per Gianluca Rossi, sempre solissimo. Occhio che c'è anche la chance dell'assist. Gianluca Rossi salta tutti e poi torna Steve. Ma c'è calcio di rigore! C'è calcio di rigore! Ragazzi, Gianluca Rossi sta facendo il panico lì davanti. Arriva il fischio, rincorsa, Mancino, poker, 4-0 Inter, goleada incredibile. Domanda per te, come giudichi il calcio di rigore? Rigore perfetto, perché è bravo a tenerla bassa, ma intanto sentiamo un attimo un'esultanza giusta, meritata, doppietta uno, doppietta l'altro. Ha segnato ancora per noi, Gianluca Rossi! Allora... siete sotto male 4-0. E non solo, Sic, perché qui l'Inter insiste. Lo fa con Cardone, che è appena entrato in campo. Poi Gnabry, occhio! Mamma mia! Che gol! Senza senso di Gnabry, che si toglie la maglia, perché ha fatto una magia! Una magia! Stiamo vedendo qualcosa di clamoroso e questo gol di Gnabry è pazzesco! Gnabry, il capitano! Qui ne ha segnato per noi! Dillo tu! Gnabry! Dillo meglio! Gnabry! No, Gnabry! Ma sei te lo speaker, io mi limito. È una partita che è diventata abbastanza difficile, ma i ragazzi devono soltanto capire che devono giocare e divertirsi. Non devono pensare al fatto di essere sotto i 5 gol, ma di essere sotto di un gol e devono recuperare solo quello. Occhio, perché Iasta manca il controllo e quindi c'è Pierino che vuole inventare qualcosa che sa fare. Passa ancora, Pierino mette a sedere il portiere, 6-0. 6-0, tripletta di Pierino. È una partita che per ora non ha storia, incredibile. Ma poi tra l'altro ogni tiro dell'Inter sta entrando in porta. E allora risentiamolo ancora per la tripletta. Siamo per noi, Pierino! Questa volta si porta a casa il pallone. Lazza. Lontananza tra i reparti, prova a spaccare tutto Samuel, passa uno, passa due, fino in fondo Samuel! Ed golasso! Eccolo! Golasso di Samuel, 1-6, timida reazione da parte del Milan con il nuovo arrivato, che gol! E attenzione, perché dire la riapre sembra banale perché è 6-1, ma la riapre veramente! Attenzione, perché l'Inter sono due volte che sbaglia in disimpegno e non vorrei che quel gol... Ce lo dice Lazza che cerca Brogna, controllo, cucchiaio e gol! Gol alla Daniele Brogna, quelli facili non li ama, quelli difficili li fa, 2-6, attenzione! E questo è un gol difficilissimo da fare, sembrava non ci sarebbe arrivato, invece la prende con la punta, pallonetto perfetto ed è 6-2. Occhio! Tocca lo zoccolo, Lazza barriera, esulta la curva nerazzurra. Poi Pierino, si molla zoccolo, c'è Cardone con il controllo, vuole inventare, va sul destro e calcia forte Carella. Adesso il Milan c'è, anche in porta, Samuel con deviazione, esce Menzo, occhio a questa partita. Adesso è divertentissima, è divertente da una parte e dall'altra, può succedere di tutto. E quindi riparte la squadra rossonera. Brogna, cambiare su Lazza, che palla e che piede. Controllo del 9, che guarda Samuel dentro, riparte anche Steve. Lazza a giro! Quasi alla Cardone, ma largo. E arriva il duplice fischio, finisce 6-2 per l'Inter. Un bellissimo primo tempo, io direi che sentiamo senza dubbio Pierino che ha fatto tripletta. Assolutamente. Voglio sentire Gianluca Rossi perché doppietta l'uomo che non ti aspetti. E poi bisogna andare un attimino in casa Milan, per forza di cose, da Brogna, perché fa un gol pesante che riapre la partita, secondo me è bello, difficile. Allora, nel prepartita avevi detto magari qualche anno fa, e invece? Insomma, tutto sommato, giocando da fermo con la sedia, come, cioè, io purtroppo ho fatto parte dell'Ambrosiana Inter, quindi
con i miei 55 anni vedere questi baldi ragazzi che potrebbero essere non i miei figli ma i miei nipoti correre, giocare insieme a loro, avere la fortuna, perché devo ringraziare ovviamente la squadra, mi ha messo due palle, io sono un uomo d'area, un centravanti seduto in area, però al sinistro è ancora quello, e mi ha messo una bellissima palla per il primo gol, poi mi sono procurato il calcio di rigore che ho realizzato, cioè sono già contento, poi ho lasciato spazio ai ragazzi, il risultato è fin troppo severo. Diciamo, non mi aspettavo di scendere in campo così, non parlo di me ma parlo della mia squadra, sembra che ci conosciamo da anni, invece alcuni è proprio la prima volta che li vedo. E bene, bisogna stare attenti però perché è un Milan che ci crede, un Milan che non molla, per cui dobbiamo stare attenti fino alla fine. C'è stato qualche disattenzione verso la fine, ma adesso ripartiamo concentrati. Io il 43 di piede per l'occasione, ho preso un 47 e mezzo e l'ho presa con sto furbo. Bello però, bello. Grazie. Riapre la partita? Guarda, psicologicamente in realtà anche sul 6-0 la squadra mi è piaciuta, loro sono obiettivamente più forti, ma c'è tutto il secondo tempo e sono fiducioso. Ma secondo te 6-0 perché? Cioè, perché si è arrivati ad un risultato comunque pesante come il 6-0 temporaneo che poi si è trasformato in 6-2? Sono più forti, hanno fatto la differenza, hanno meritato un vantaggio così importante, ma noi abbiamo meritato quei due gollettini, non è ancora finita. E si riparte con il possesso della Milan dal 6-2 del primo tempo, con la curva interista che continua a cantare, sembra un Inter Milan. Vicino Samuel, verticale Lazza, servito il secondo che prova a lottare con il capitano nerazzurro. Come ha chiuso Gnabry e come è ripartito anche 1-2 con Marreddu, è andato sulla corsia, sta tornando Mirko in protezione, cross deviato, calcio d'angolo Inter, si riparte così. Che non però guarda aiuta. Come scende bene, come risale il campo bene l'Inter con Pierino, buono, manda in porta Cardone, dribbla, calcia e sulla linea, salva tutto Mirko, si resta 6 a 2. E questo può dare anche una scossa. Servizio ancora per Mirko, Lazza, Mattonella, destro piazzato, palo interno del Milan, palla buona per Cardone, cercherà il destro, va sul destro, non c'è Mattonella, c'è Mirko, che poi però chi ha lanciato? Nessuno, torna sul pallone, mamma Mirko, uno contro uno con Menzo, è qui però, occhio al contatto, dalla parte opposta c'è Pierino, passa così sullo zoccolo, guarda la porta, guarda i compagni, Pierino, Carella! Qui assolutamente egoista Pierino, se l'avesse passata staremmo a vedere un altro risultato in questo momento. Però grande parata, Grande parata, sì, questo assolutamente, però doveva passarla secondo me lì. Ha calciato e ovviamente siamo dalla parte così opposta, occhio che la palla è buona per Brogna, dentro ancora Samuel di ritorno, Brogna! 6-3! Attenzione! Mentre a terra Menzo, occhio perché Menzo a terra è grave, occhio perché Menzo a terra. Allora pare che Menzo si sia girato il ginocchio, tra l'altro se c'è possibilità di avere qualcosa, non lo so. Abbiamo perso un po' di pezzi perché insomma un grandissimo in bocca al lupo da parte di tutti a Menzo, e non solo, perché un colpo forte lo ha preso anche Gnabry e difficilmente anche lui continuerà la partita. Detto questo, con un clima diverso perché entra Simone in porta per l'Inter, si riparte, 20 minuti restanti in questo secondo tempo, si riparte dal 6-3 e quindi ora per quanto possibile pensiamo a distrarci, pensiamo a divertirci. Allora l'Inter la vuole difendere per Menzo, il Milan vuole riaggrapparsi con l'orgoglio. Riparte invece Cardone, Zoccolo in copertura, Cardone a chiudere, insiste Zoccolo, guarda la porta e calcia! Simone in calcio d'angolo! Samuel, Zoccolo si sovrappone, Samuel dentro, occhio al destro possibile, insiste, poi apre, Brogna, controllo mancato e si salva l'Inter. E qui è un peccato per il Milan perché Brogna sbaglia il controllo, però Samuel fa quello che avevamo detto prima, cioè bravissimo in velocità e poi lo serve. Occhio al lancio, c'è Simone,
Adesso si gioca in verticale. Bene Brogna, poi sinistro dentro, deviato in zona Steve, che trova il gol del 6-4 con Simone che è rimasto nella terra di nessuno. Meno due, anche adesso, quest'anno, follia. E adesso è riaperta assolutamente, qui Simone si fa ingannare perché il pallone sembra arrivare lì, si ferma prima, c'è Steve e allora è 6-4. Verticale, cartone, cerca il destro, doppia deviazione in qualche modo Yass, che riallontana, palla in zona Brogna, uno contro uno con Dav, sta tornando anche Mastrangelo, Brogna col sinistro, largo, angolo per il Milan, battuto corto, zoccolo di nuovo per Lazza, forte al centro, Brogna, proprio lui, sempre il capitano, meno uno, il Milan torna ufficialmente in vita. È assolutamente decisivo Daniele Brogna, ma soprattutto è cambiato il modo di giocare del Milan, è cambiata l'intenzione del Milan, non sembra più appunto quella squadra in difesa che non sapeva cosa fare, adesso sta giocando e sa cosa vuole fare. Ok rossoneri, palla per Lazza, dribbling, va sul mancino, guarda la porta, Lazza si era coordinato, calcio d'angolo per il Milan. A rimorchio, Brogna apre, Lazza, destro! Pazzesco! Thierry Lazza alla cartone per il gol del 6-6, è successo un'altra volta, incredibile! È pazzesco, Thierry Lazza fa un gol spaziale, ma voglio ancora farti vedere il lavoro che fa Daniele Brogna. Può calciare, non calcia, vede Thierry Lazza meglio piazzato, gliela dà e lì con il piattone a giro va a fare 6-6. E adesso è pandemonio perché entrambe la vogliono vincere, perché il Milan psicologicamente è sulle montagne russe, l'Inter all'inferno. 8 minuti al termine. Se si resta così si va ai calci di rigore. Fa molto ridere. Però occhio al calcio di punizione per l'Inter, Pierino va in porta, Carella, palla che resta lì, Samuel, riparte il Milan con il suo numero 19. Occhio al pallone verticale ancora su Samuel, Kundispa, che rischia, Samu, Kun! Ha rimediato! Kun! Estremamente! Eroico Kun! Si coordina per il cross, secondo palo Simone, che poi rimette in gioco, Milan altissimo, Inter che può ripartire con la corsa di Rossi, che va velocissimo, Gianluca Rossi con la suola, è passato, Rossi, Carella, poi insiste Marreddu, altro cross, Carella! E io ti faccio notare quanto è fondamentale Gianluca Rossi. Concordo pienamente, Sic, pienamente, ma siamo dalla parte opposta. Lazza da Samuel, finale folle di una partita incredibile. Lazza guarda la porta, ma guarda soprattutto Steve, sono in due lì, c'è Steve, dal giro! Il Milan, la ribaltata, non ci posso credere, è 7-6! È 7-6! È assurdo, è tutti assurdo! C'è stata anche un'invasione da 6-0 a 7-6! La rimonta più folle della storia del derby degli youtuber. Chiama palla Gianluca Rossi, bell'idea di Cardone che lo fa correre. Occhio a Gianluca Rossi che rientra, è tutto mancino, cerca spazio, duello d'età con lo zoccolo duro. Lo vince lo zoccolo duro, poi Kun chiude, Mirko c'è, sombrerone. Occhio, è 3 contro 1, Lazza solo da Brogna per chiuderla, sì! L'Inter è completamente scoppiata, dietro ragazzi erano in 3 contro 1 e questo succede, il Milan l'ha completamente ribaltata, clamoroso quello che stiamo vedendo, è 8-6. Adesso sono guai per l'Inter, che comunque dobbiamo dirlo è stata sfortunata, due infortuni, mezzo in porta, infortuni horror. E poi occhio perché c'è ancora Samuel Palo da 0 metri, Samuel Palo, e alla fine gol, e alla fine gol, e alla fine è finita, vince il Milan. Fischia una, fischia due, fischia tre, il Milan vince la seconda edizione del derby degli youtuber, è festa totale alla fine di una partita. Dillo tu che partita è stata! Spaziale! Mamma mia! E adesso andiamo lì a seguire per la festa! Andiamo a vivere la festa di questo finale di partita! Mirko! Fino all'altro giorno neanche mia madre mi voleva a casa! E neanche adesso, non è cambiato un cazzo!
No, a parte gli scherzi, è una partita un po' falsata, va detto. Quando perdono loro il portiere in quella situazione là è una cosa abbastanza triste. Noi ci teniamo la vittoria, ma oggi è stata una sconfitta per tutti perché... Sì! Aspetta, non si è sentito bene. Sì! Bene, però giustamente faceva bene Mirko a sottolineare. Io lo rinnovo l'in bocca al lupo a Menzo, ragazzi, perché si è fatto male, penso. In bocca al lupo a tutti quanti. Sì. Sta male anche Gnabry, ma adesso sentiamo i due capitani. Aspetta, la voce del Milan prima. La voce del Milan. Allora, adesso finalmente possiamo svelare quella che è la verità. Nel primo tempo li abbiamo illusi. Ah. Era una tattica preparata proprio dall'inizio. Nel primo tempo li illudiamo, nel secondo tempo portiamo a casa il risultato. Certo. Quindi niente, volevo informare tutti. Funzionato. Adesso. A questo punto... Io lascio il capitano. Sì. Ed è giusto così, gli altri sanno come seguire la frase. Follia pura, una partita incredibile. Io vi lascio il microfono perché avete 30 secondi, voi due, tranquillamente, per provare a dare un senso a una partita che un senso non ce l'ha, cantava Vasco. Beh, che dire, al di là del risultato è stata una gran partita. Mi spiace per Menzo che si è rotto tutto. Anch'io mi sono devastato il ginocchio, un male pazzesco. Però dai, spero di riprendermi per il ritorno, se no siamo fregati. Allora, dai Menzo innanzitutto, e sopra hashtag dai Menzo. A fine primo tempo l'ho detto, nonostante la debacle noi ce l'avamo, Brogni is on fire, il Milan is on fire, abbiamo meritato questa vittoria. A questo punto io vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che hanno preso parte a questo derby degli youtuber, siete stati magnifici in campo, il pubblico è stato stupendo perché c'è stata battaglia anche sugli spalti, l'appuntamento è a febbraio con il derby di ritorno. A questo punto avete già detto qualcosa voi due nell'intervista doppia, ma è un derby che può un pochino pronosticarlo, quello vero? Spero di sì. Beh, magari la vendetta del 2-0 4-2 di due anni fa del Milan, chi lo sa, staremo a vedere. Vedremo. Never give up. Complimenti a Milan ed Inter e alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi!